Imola Superbike all'autodromo Enzedino Ferrari, round numero 7 con Kevin Calia che scatta subito benissimo, prende il comando delle operazioni di questa gara davanti a Roberto Tamburini e i due vanno subito ad allungare mentre prova a recuperare qualcosa anche Riccardo Russo con la Yamaha e leggermente più appannati, purtroppo però poi Russo sbaglia in variante, perde tanto terreno anche se è particolarmente abile nel rimanere in pista. Errori ci sono, sbaglia anche Fabrizio Perotti, lungo anche lui, ma le condizioni del tracciato, il grande caldo ovviamente sono difficilissimi da gestire, mentre Kevin Calia e Roberto Tamburini allungano in prima e seconda posizione, errori anche alle loro spalle, in questo caso con Alessandro Andreozzi, e ancora duelli che si susseguono, Andreozzi recupera, passa davanti a Sandi, mentre la gara ha visto colpo di scena pesante, l'uscita del leader Michele Pirro, ma arriverà il ritiro anche per il suo compagno di squadra Barney Racing Ducati Ivan Goy. È il finale tutto tra Tamburini e Calia, la rivazza resiste molto bene Calia, qui siamo nel corso dell'ultimo giro, ultimi metri di gara prima del traguardo, rimane soltanto la variante bassa dove Tamburini trova lo spunto, entra, passa, la gara sembra sua, invece stacca troppo tardi, anche se così è stato obbligato tutto sommato a fare, ne approfitta Calia che esce leggermente più veloce, vince per la gioia del suo team con 57 millesimi di vantaggio e la gara della Superbike. Beh, è stata una gara difficile e niente, dai, sono contento per il risultato, per la squadra e tutti, un po' caldino dai, domani proviamo a fare di meglio, anche se meglio di così non si può fare, però proviamo a ripeterci.